anche, non lo so, non è come la previsione. Io ho letto il programma. Sì, esatto. Di là, fermatevi. Cioè fermatevi per la foto. No, come va bene. Di 3-4 volte all'anno, quindi adesso sono in urgenza perché sono a rischio anche la campagna corti del 2020, perché dovrebbero già iniziare anche a rimpiazzare ancora le cozze. Provi a immaginare che l'acqua è arrivata.
vedo anche qualche quasi, non sono in dubbio. Sì, ma meglio dirlo perché è arrivato fino a adesso sembra tutto, però, ecco, però ti dà l'idea quello che c'è sulla... Poi vi siete immediatamente attivati. Sì, comune, consorzio, ha tentato di fare il possibile, ecco, in questo momento. Ci sono barche. Adesso sono tutti di là, tutto quello che si vede di là è quello che era sott'acqua di qua, che assolutamente adesso abbiamo anche il problema. E adesso bisogna smaltire anche tutto. Tra l'altro queste non sono alberi come vaia, che sono alberi naturali, questi sono legnami trattati, certo. Quindi anche questo dovremmo lavorarci in maniera molto seria e puntuale. Quindi c'è un problema anche di smaltimento. Esatto, un problema. Doppio problema. Quindi nel calcolo che voi dovete fare, dovete calcolare anche lo smaltimento, esatto, oltre che il ripristino per... Sì, perché è tutto vincolato. È impressionante dal punto di vista della... Quindi fino là in fondo, sì, diciamo, dove c'erano le ultime case, erano 50, una cinquantina. Sono di più, però. Sono di più. È stato fatto un primo così, però fra le danneggiate proprio sparite al 100%. E quelle danneggiate e quelli inagibili, perché ce ne sono tanti in piedi, ma avete già provato a fare un calcolo approssimativo, che adesso dovrà fare la regione, calcolo approssimativo calcolando sia le strutture interne, perché poi sono tutti gli attrezzati che dentro hanno tutta l'attrezzatura per la lavorazione dei mitti e vanno sui 50-60 mila euro a passo, perché avranno un'attrezzatura di circa 30 mila euro di valore e altrettante per la costruzione, perché adesso li portiamo in sicurezza sanno di facciamo adesso stanno facendo già gli ingegneri tenendo conto anche di queste particolarità, insomma, climatiche, cioè perché non si possa ripetere per quanto straordinario, già troppo frequenti, certo. La terza volta in un anno, noi già dalla tempesta vaia fino a ottobre, poi il 2 d'agosto, adesso la notte del 12 febbraio. Sì, li portiamo a vedere dove sì, facciamo. Se volete andiamo a piedi, se no. Se no possiamo fare anche un tour in macchina. Sì, vieni a tu conviene che. Perché la costa è questa è una delle tante miracolate. Bisogna andare a studiare come mai. Alcune anche sono su.
l'unica e biologica in Italia dopo è qua. L'ostrica rosa in Europa. L'ostrica rosa diventa vita, ha superato il nostro francese, eccellente. E poi le bombole ce le portano via. Non facciamo in tempo a tirare su questi giorni. In questi giorni non riuscivano neanche a raggiungere le barche per andare a pescare. Presidente, sì, hanno iniziato stamattina, abbiamo iniziato stamattina qua in Sarda a pescare e abbiamo dovuto aspettare i pescatori. Sì, 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 s